Col decreto legge numero 16 del 2012, emanato dal governo Monti, chiamato anche decreto semplificazioni fiscali, è stata resa più facile la rateizzazione delle cartelle di pagamento. Grazie a questo decreto, ma anche al decreto legislativo numero 201 del 2011 e alla direttiva emanata da Equitalia. Le principali novità sono le seguenti: una possibilità di aumento della rateizzazione fino a 72 mesi e l'aumento del limite per gli importi da pagare da 5.000 a 20.000. Le principali invece novità che riguardano il decreto, propriamente il decreto legge numero 16 del 2012 sono: che l'indice alfa non viene più utilizzato come criterio per misurare il fatto che si possa rientrare o meno nella rateizzazione, ma solamente per decidere il numero delle rate da applicare. Che le rate possono essere a quota variabile, quindi si parte con una rata più bassa fino ad arrivare a una rata più alta nella prospettiva che la situazione economico-finanziaria del contribuente sia migliorata. Ulteriore novità è che il mancato pagamento di una sola rata non comporta la decadenza della rateizzazione concessa, ma lo comporta invece il mancato pagamento di due rate, a differenza di come recitava la norma precedentemente, in cui era sempre sufficiente non pagare una rata per decadere dal beneficio di rateizzazione fino a 72 mesi. Viene meno il divieto di partecipare alle gare d'appalto per chi beneficia della rateizzazione per debiti tributari e viene posto il divieto di iscrizione di ipoteca in presenza dell'accordo del piano di rateizzazione. Quindi, novità, riassumendo le novità principali, sono le seguenti: l'aumento dell'importo che può essere rateizzato da 5.000 a 20.000, l'aumento dei mesi fino a 72 mesi, l'utilizzo dell'indice alfa solamente per stabilire il numero delle rate, il fatto che le rate e il piano di ammortamento può essere a rate variabili e crescenti, il mancato pagamento di una rata solamente non provoca più la decadenza della rateizzazione, non può essere iscritta ipoteca in presenza dell'accordo di rateizzazione e viene meno il divieto di partecipazione alle gare d'appalto per chi beneficia della rateizzazione per i debiti tributari.